Singing in the rain. I'm singing in the rain. Ciao, ma pure quando mi faccio la doccia vieni. Sì, qua ragazzi la doccia è rigorosamente con l'acqua fredda. Però attualmente, essendo che siamo nel periodo più caldo, anzi ancora non siamo arrivati al top. Ad aprile toccheremo il picco, però già la temperatura sta andando a salire. E anche se non abbiamo l'acqua calda, comunque è abbastanza tiepida, non è freddissima. Chi ci sta poi è piacevole. Io mi sono abituato, ormai non riesco più neanche a farmi la doccia con l'acqua calda da quando mi faccio la doccia qui. E sì, ancora hai infiniti dubbi sul venire o no in Thailandia. Io lo so perché ogni giorno mi arrivano migliaia di messaggi. Ormai ragazzi non vi riesco più neanche a rispondere a tutti quanti, però tutti mi fate la stessa domanda. E Luca, voglio venire in Thailandia. E Luca, ma cosa devo fare? E Luca, ma cosa mi consigli? Potete continuare a farmi le domande qua sotto. Io piano piano cercherò di rispondervi a tutti quanti con i miei video. E oggi, come già ho fatto per altri video, cercherò di portarvi delle testimonianze di alcuni ragazzi italiani che mi sono venuti a trovare qui in Thailandia, che io ho conosciuto nei social, un po' come voi, che mi hanno scritto e subito sono venuti qua ad allenarsi. E abbiamo diverse tipologie. Oggi vi farò parlare con alcuni di loro, così da avere una visione un po' più ampia e avere la libertà di scegliere di fare quello che meglio volete fare. Vi farò dire i pro e i contro che hanno riscontrato allenandosi qua in palestra. E sono ragazzi normalissimi, sono ragazzi che non combattono, ragazzi che vengono qua soltanto per allenarsi, però vi farò spiegare tutto direttamente da loro. Innanzitutto andiamo di farci la doccia. Già io mi sono allenato, quindi so il video che già ho fatto prima, però andiamo a chiamare a Mattia. Ho chiamato prima dell'allenamento, quindi torniamo nel passato col video. Sì, iniziamo, ciao. Ah no, mi devo asciugare prima. Se vuoi risparmiare su luce e gas, contatta l'agenzia Lombardo. Un nome e una garanzia. Voglio portarvi una testimonianza di una persona normale, un ragazzo che lavora normalmente tutti i giorni in Italia, però ha la passione per la Muay Thai. E già per la seconda volta vi è venuto a trovare qui a Bangkok. Però questa mattina io sono andato a correre con i ragazzi e ora abbiamo iniziato l'allenamento, ma lui non è spuntato né nella corsa né nell'allenamento. E oggi è il suo ultimo giorno, quindi ora andiamo a vedere cosa sta facendo. Veramente sta dormendo. Ora gli facciamo un blitz e ve lo faccio conoscere. Che stai facendo? Sto dormendo. Ma come si è messo a dormire il tuo ultimo giorno? Dai, sto spogliando. Devi allenare, veloce. Dove come cammina da qua la stanza, un manicomio. Dai, leviamo una stanza. Dai, mettiti i pantaloncini, andiamo in palestra. Va bene, ci devo dire. No, guarda che sexy. Oh. Oh. Dai, cancella sto cazzo di video. Ma che cancello? Forza, andiamo in palestra. A few moments later. Forza, e vive qua in palestra con noi. I genitori l'hanno lasciato qua a 7 anni. Se mi segui su IG già lo sai. Quindi se ancora non mi segui, vammi a seguire anche su G e su tutti gli altri social, che il nome è sempre quello là. Mangio tutte cose, eh? Anche spicy.
Spicy, good. No. Eh? No spicy? Mm. No. A me piace lo spicy, però ieri se lo mangiavo. Qua c'è Phnom Penh. Allora qua è arrivato il tipo che dopo intervistiamo. Ti senti un po' una superstar che dovrei essere intervistato? No, infatti non la voglio fare. Ma la devi fare obbligatoriamente. Non è vero che non la vuole fare, perché due giorni che metto, ora mi faccio anche la barba. Te la sei fatta la barba? No, non trovo un parrucchiere qui. Non ti sei fatto neanche la barba per fare il video con me? Mamma mia. C'è un parrucchiere qua nei dintorni? Certo che c'è, qua vicino c'è un parrucchiere. Con 2 euro ti fa capelli e barba. No, voglio solo la barba, accompagnami dai. Ormai così è naturale te lo fai. No, c'ho scuro. Penso quello non è colpa della barba sicuramente. Mangiando pollo, riso e credo che siano uova. Assaggiamo questo? No, no. Assaggiamo. Spicy? No. Spicy? No. Quale spicy? Bisogna vedere com'è. Bastardo. Le belle facce. È la navetta di Battistuta. Andiamo. Andiamo Battistuta. Scusa, ma me lo spiegate come ve la mangiate la frutta? Cioè, guarda cosa gli mettono dentro la frutta. Mamuang. Mamuang. È mango, però, con tutte spezie super. Poi c'è pure l'acquarella, e questa è la cosa che mi dà un po'. È buono. È piccante. Good. Ma non mi piace. Aspettate un attimo, adesso sono qui a bere il mio caffettino e a montare il video e mi sono appena accorto che abbiamo un nuovo ingresso tra gli abbonati di questo canale. Ti ringrazio ufficialmente Enrico Sanbenini per essere diventato un supporter di questo canale. Grazie mille e grazie anche a tutti gli altri abbonati. Continuiamo con il video. Ok, ci siamo, anche oggi siamo qua nel nostro angolo delle interviste e siamo con una persona speciale. Ma speciale, mi stai mangiando con tutto il cuore. Sostiene di non essere buono per fare queste interviste, ma io non ci credo. Questo bel ragazzo, come ti chiami? Sempre Mattia. Sempre Mattia si chiama, vabbè, se mi segui sugli altri social già probabilmente lo conosci, perché è già il secondo anno che mi viene a trovare qua in Thailandia. Forse è stato uno dei primi che è venuto. Purtroppo. E non solo, ho venuto a trovare l'anno scorso qua in Thailandia e poi si è talmente innamorato di me, che poi mi è venuto a trovare pure giù in Sicilia quest'estate. Oh, me lo spollavo più di dosso. È venuto per bene una settimana e si è fatto pure il mio compleanno giù in Sicilia. Ho combinato il panico. Con il Luca Lomparti. Il Luca Lomparti, è venuto per il Luca Lomparti. Ora qua vi allego qualche immagine di come era combinato. Camminava e faceva Muay Thai là in mezzo alla piscina. Però tutto bene, ma oggi siamo qui per parlare di Muay Thai. Tu sei un atleta professionista di Muay Thai? No. No, come no? No, non sono un atleta professionista. E che cosa fai? Perché sei qua in questa palestra? Spiegami. Perché mi piace la Muay Thai e allora quando posso vengo qui in Thailandia ad allenarmi. Ah, quanto tempo sei stato qua in Thailandia in generale? In generale sono stato 11 giorni lo scorso anno e quest'anno altri 14 o 15 giorni. Ah vabbè, quindi non hai fatto periodi lunghissimi qua in Thailandia, però comunque nonostante il viaggio, nonostante tutto, sono sufficienti 10-15 giorni, che dici tu? Consiglio daresti a uno che vuole partire però magari può prendersi solo 2 settimane di ferie? Tu gli consiglieresti di partire per la Thailandia o no? Sì, assolutamente sì. Se piace la Muay Thai, cioè se interessa di allenarti perché ti piace la Muay Thai, certo, puoi farlo tranquillamente. Al di là del viaggio che è un po' lungo, ma una volta arrivato insomma ti abitui con le temperature. Perché veramente fa troppo caldo in questo periodo, infatti. C'è caldo, eh? Vabbè, poi è l'ansia da prestazione dell'intervista che proprio. Stavo pure mangiando. Vabbè, un po' di frutta. Cioè, e dimmi un po'! Come ti sei trovato in questa palestra? È l'unica palestra che hai girato qua? No, sono stato prima di venire qui, quest'anno sono stato in altre palestre a Hua Hin, diciamo sul mare. L'anno scorso anche sono stato in altre palestre e comunque sono venuto anche qui. L'anno scorso mi sa che sei venuto l'ultimo periodo o il primo periodo? No, il primo periodo, sono venuti i primi. Così hai fatto l'imboscata, mi hai fatto. Sì. Voglio venire. Sì, all'improvviso sono venuto qui e
Che differenze trovi tra queste palestre e magari altre palestre che hai provato? Posso dire che qui l'allenamento è molto duro. Molto duro perché comunque tutti i ragazzi che sono qui in palestra sono atleti professionisti. C'è chi va a combattere a One, chi combatte al Raja, chi combatte... Cioè comunque sono tutti atleti professionisti, sì, compreso te, ovviamente. Quindi gli allenamenti sono abbastanza, cioè sono molto duri. In altre palestre che ho provato, certo, gli allenamenti erano duri, però erano un po' più, diciamo, fatta per, diciamo, un modo più blando, più leggerino, diciamo. Più leggero, sì, non è che se ti volevi fermare ti fermavi, invece qui ti seguono nonostante se sei al sacco, se stai facendo la corda, nell'utilizzo di pao, cioè comunque sei sempre sotto osservazione, quindi ti spingono sempre a dare il massimo. A chi consiglieresti magari una palestra così? A tutti, sia ai principianti che agli atleti più esperti. Va bene, ci sta alla fine. A me tanti mi scrivono, però io mi sento di dire la verità alla fine. Questa è una palestra dove il nucleo centrale di questa palestra è l'allenamento e la Muay Thai. Magari chi viene per un periodo lunghissimo, chi magari si aspetta di venire qua e farsi tipo una vacanza rilassante, non è questa la palestra adatta. Se vuoi venire solo per rilassarti, ci sono altre palestre. Perché qui, magari, se vieni ad allenarti... Qua ci si allena, infatti stamattina lui si è allenato, ho ripreso, ho fatto qualche video che mi sta stressando, che vuole che mi rimando. Vabbè, penso che è sempre bello avere un ricordo del periodo in Thailandia. Ma io lo allego qua, ora io vi allego anche le immagini dei suoi allenamenti. Infatti, no. Oggi no, alle 8 di mattina, perché si lamentano, guarda che fisicaccio che si è fatto con la Muay Thai, fatelo vedere, guarda che fisicaccio. Poi le ragazze qua ormai... Non è vero. Sempre che non lo posso taggare perché lo inizio a cercare, a contattare. È proprio, vabbè. Bene, Mattia, è stato un piacere. Domani te torni in Italia. Dopo c'ho pure un regalino per lui, poi glielo diamo. Visto che non è che ci credo tanto. Visto che mi viene a trovare sempre, poi ogni volta. È la terza volta. È venuto a trovare, per 25 già abbiamo detto. Me ne faccio conoscere un altro che è fresco. Vieni qua. Questo è fresco, pure spuntato ieri. Io pensavo che veniva soltanto per farsi tipo l'allenamento, invece alla fine ha pernottato pure lui qua. Quando è che sei qua? Da ieri, sei arrivato fresco, sì, fresco. Sì, mi mancò da ieri. Ah, vero, perché tu sei stato anche prima nel sud della Thailandia. Due settimane a Onang. Ah, Onang, ottimo. Ci sono stato anch'io per un periodo di tempo là. Là è bello, c'è il mare, esatto, sì, più fresca la situazione. E come l'hai vista? Qual è stata la tua prima impressione qua? E da dove ti chiami? Cesare. Cesare, dove sei? Sono marchigiano. Marchigiano. Provincia di Pesaro Urbino. Pesaro Urbino, dove te lei? Team Leone Combat. Ti salutiamo a tutti quanti. Sì. Poi organizziamo pure uno stage da loro. Vabbè, ciao. Alle Marche. Ancora alle Marche non ci sono mai stato. Vabbè, ciao marchigiani. Tu di dove sei? Non l'abbiamo detto questo. Frosinone. Allora, qual è stata la tua prima impressione qua in palestra? Cosa ne pensi di... Una buona impressione, allenamento veramente tosto, però dai, ci proviamo, è un'esperienza e cerchiamo di portarla a termine. Stamattina è venuto a correre con noi, si è fatto anche il giro largo, lui se la scampa sempre l'allenamento di corsa, quindi non ci viene mai, però lui stamattina... E niente, ancora la situazione è fresca, però vi terremo aggiornati, io poi allora li pubblico sui miei social, su Instagram, ovunque, quindi poi li andate a seguire anche lì a questi bei ragazzi. Ora io volevo parlare pure con l'altro ragazzo, perché c'è un terzo italiano che ci è venuto a trovare. Tutti ora sono qua in italiano, siamo qui da italiani e qui da spagnoli. Ora lo andiamo a cercare e gliela faccio pure lui. Va bene ragazzi, grazie per essermi venuti a trovare, sono felicissimo, spero che vi trovate bene. Vabbè, tu ormai lo sappiamo, domani te ne vai. Mi spiace per il resto, vabbè, ciao, per adesso è tutto, ciao. Che l'ho trovato ragazzi, ce n'è un altro. Vieni qua, ve lo faccio conoscere. Come ti chiami? Davide. Allora, questo è un ragazzo, quanti anni hai Davide? 20. Allora, mi ha scritto su Instagram, poche parole mi ha scritto, vengo. Quando vengo? Sputato qua, 28 giorni, ok, io non l'avevo vista neanche l'immagine del profilo. È sputato qua, io pensavo, vabbè, sarà un ragazzo, un atleta professionista di Muay Thai, anche lui sarà. Invece no, è la tua prima esperienza qua in Thailandia? Sì, in Thailandia sì. Cosa ti ha spinto a venire qua? Quanto tempo stai qua in palestra? 26 giorni penso. Ragazzi, è tanta roba stare 26 giorni in una palestra di Muay Thai. Ora io voglio capire cosa ti ha spinto a te a venire in una palestra così di Muay Thai. Voglio fare MMA. Beh, penso che il Muay Thai sia una delle discipline più complete. Qua è sicuramente il posto migliore per allenarsi, quindi. E ora io voglio sapere qual è stata la tua prima esperienza quando sei andato qua in palestra. Perché sono tantissimi ragazzi che magari come te sono alle prime armi. E mi scrivono sempre, voglio andare in Thailandia, non voglio andare in Thailandia. Ora finalmente
abbiamo un ragazzo di cui potete rispecchiarvi, si dice così, che è un ragazzo giovane, alle prime esperienze. Voglio che tu sia più sincero possibile. Qual è stato il tuo primo impatto qua? Aspetti negativi? E se ci sono aspetti positivi di, allora, di quello che hai trovato qua? Arrivato con 20 ore di volo. Ok. Che non ho dormito. E con 40 gradi. Ok. Ed ero veramente distrutto. E nonostante tutto mi sono fatto il primo allenamento perché sono arrivato nel pomeriggio. Questa è un'altra cosa che devo dire. Ogni giorno nella mia testa penso, vabbè no, stamattina sicuramente sarà stanco, perché qua ragazzi i ritmi sono pesanti di allenamento. No, non verrà. Ogni mattina alle 6 di mattina lo trovo qua che aspetta per venire a correre. Pomeriggio, alle 3 di pomeriggio è qua che si allena ininterrottamente, anche dopo che la mattina si è allenato. Quindi per questo... Sedente, svegli. L'hai visto? Arrivo io più tardi di lui, capito? Per questo devo dire che ogni volta mi stupisci. Per il resto, continua a parlare, niente, volevo dire questa cosa. Il primo allenamento è stato duro perché era quello dove c'erano gli spagnoli. Ok, sì. E è durato un botto. Era il pomeriggio. Sì, era il pomeriggio, quindi... Che di solito la mattina è più tranquillo rispetto... E poi il pomeriggio facciamo il mega allenamento. Vabbè, in verità poi ho mangiato... Alla fine non si mangia neanche male. Magari c'è quel piatto che non ti piace, però in generale c'è tante varianti. È diverso quindi rispetto alla nostra cucina, vero? Cioè devi abituarti, sì, anche a questo. Però vabbè, tanto c'è sempre il riso, male che vada. Però comunque c'è sempre carne, che la metti là con riso. A volte è tanto piccante, a volte meno. A me piace il piccante, quindi mi sto trovando abbastanza bene. In verità l'unico problema per ora è che due allenamenti al giorno, tutti i giorni. Corsa, cose, sono stanco. Cioè ogni giorno la stanchezza si accumula e non... è difficile. È difficile recuperare, vero? E poi se parti proprio, non dico da zero, però comunque parti da un livello come magari potrebbe essere un livello medio italiano, dove ti alleni 3 volte a settimana quando ti va bene. Sì, e poi vieni qua e ti alleni 2 volte al giorno e io me lo ricordo le sensazioni che si provano le prime volte. Io faccio un'ora, 3 giorni a settimana. E quando fai 2 settimane in Italia, qua lo fai un giorno. 7 ore al giorno, io faccio 2 ore a settimana, quindi sì, siamo lì. Va bene, allora io il consiglio che ti posso dare è tenere duro, magari all'inizio, quando vuoi riposarti ti riposi, quando ti vuoi riposare non ti riposi, quando riesci a spingere spingi, però secondo me allenandoti così vedrai sicuramente dei risultati. Sì, no, ma poi ti ci abitui anche al caldo, a questi orari. Ritmo, gli orari sono strani perché abbiamo il primo pasto, diciamo il pranzo, è alle 9:30 di mattina, quindi ti ci devi un po' abituare. E... perché qua ragazzi vi ricordo che noi l'allenamento lo iniziamo alle 6 di mattina, quindi quando finisce alle 9 ci andiamo a fare la doccia e dobbiamo mangiare. Quindi per noi il pranzo, sì, è un pranzo colazione. Sì, all'inizio è un po' strano perché... arrivi, fai pranzi alle 9, poi il pasto dopo alle 18. Qua tutto gira intorno all'allenamento. No, poi sono simpatici comunque i ragazzi, mi sto trovando bene. Va bene, sono veramente contento. Poi gli faremo la seconda intervista a fine del suo percorso, dopo i 28 giorni. Insomma, vedremo anche la differenza e la trasformazione. vediamo se si troverà meglio a livello di fisico, di cardio, di tutto. Va bene, però andiamo così. Grazie mille. È stato un piacere che ti hai concesso questa intervista. Lo sono andato a svegliare in camera. Quindi ora vatti a riposare e ci vediamo pomeriggio. Per adesso, ragazzi, dall'Atalanta è tutto. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Io vi taggo il loro Instagram qua sotto. E se volete venite a supportare. Per adesso, dall'Atalanta è tutto. Alla prossima. Dai una foto. Fate foto. 3, 2, 1, cheese. Però sorridi un po'. No. Ah, te non posso. Dai.